Chris Wright a ricevere, ad impostare l'attacco torinese, penetrazione ma trova la stoppata di Andrea Crosariolo, può partire dunque la transizione da stoppata per Pistoia, ma sgraffigna la palla Deron Washington dalle mani di Antonutti, poi si prende la tripla, trova solamente il ferro, l'abbiamo detto, il gioco in transizione, occhio a Deron Washington, ma in generale a tutta Torino, Curnò ad impostare, ha rilevato dal parquet Ron Moore, Lombardi attende l'uscita di Curnò, marcato da Ervi, 10 secondi per effettuare un tiro, sfrutta ottimamente, tabellone, Ervi poi si libera della marcatura di Lombardi, il miglior giocatore NBA, no, è finito in D-League, ha un po' deluso le aspettative, adesso è qui a Torino dopo un inizio un po' balbettante, reduce da due doppie cifre consecutive, un esploit di 25 punti contro Milano, intanto si torna a giocare con Pecci che gioca in pick and roll con Magro, scarica poi per... proprio di squadra con bei ribaltamenti e ottima lettura anche di Magro nel scaricare la palla quando era stato chiuso vicino al canestro. Penetrazione di Deron, dunque rimessa da fondo campo per Torino con Wright, Washington riceve marcato da Roberts, apre per Mirza Alibegovic, altro ex della sfida, Wright affrontato da Pecci, solamente 6 secondi per tirare, Pecci poi li mette letteralmente la panchina. Il 35% dei punti di Torino scaturiscono da un assist di Chris Wright. I punti totali 44 sono arrivati dall'asse play pivot, ovvero Chris Wright e DJ White. Sbaglia però il secondo tiro libero a sua disposizione Chris Wright, dunque resta a meno 2 Torino. Curnò riceve da Magro, scambia con Michele Antonutti, serve ancora Ron Moore, arriva un blocco di Antonutti, torna però la palla fuori per Moore, blocco ancora di Magro, decide di prendersi il tiro Ron Moore, trova solamente ferro ma vola a ghermire il rimbalzo Curnò e quindi nuova possibilità di attacco per Pistoia, Antonutti si prende la tripla, la palla cammina sul ferro e poi viene consegnata via Washington a DJ White che poi decide anche di portare il pallone dall'altra parte della metà campo dimostrando di avere mani pregevolissime, si gira poi sul perno, giocatore di grande tecnica e ha fatto ballare Magro, ma bravo perché ha voluto fare e trovare il tiro che voleva lui e ha fatto canestro. Chapeau. Non arriva il canestro da tre punti di Pistoia, 1 su 5 per la squadra di Esposito, intanto riesce quasi a trovare un 13-2014, quasi 11 di media ad allacciata, è una partita da incorni Cremona quest'anno, chiaramente Vitucci lo ha scelto per la sua seconda stagione in Panzavanti in virtù dei due tiri liberi di Deron Washington Torino, intanto in maniera corretta. Sì, no, ha difeso bene, duro ma bene perché non è riuscito a non fare troppi falli. E sicuramente sono abituati a dover difendere in maniera dura perché Vitucci è un grande allenatore sotto l'aspetto anche difensivo. Post basso per Antonutti, prova a districarsi dalla marcatura di Alibegovic, nuova tripla e nuovo errore per Pistoia, rimbalzo però per Chris Roberts e White strappa direttamente dalle mani, dunque pronti a ripartire sul parquet con il possesso per la Fiat Torino, chiama lo schema di Jay White in punta, serve Alibegovic, marcato da Curnò, ancora palla per Washington, si prende la tripla. Da tre, mentre Pistoia sta sparacchiando, è, un semplice... è una delle peggiori squadre da tre del campionato Pistoia. Sì, per ora è al 17%, un po' pochino, anche se è una delle peggiori, mentre Cantù Torino è al 67%. Sì. Ottimo infatti il rendimento da dietro l'arco di 6,75 di Torino, intanto balzato in doppia cifra, dunque regolo arancione per lui, Alibegovic apre il fuoco da dietro l'arco di 6,75 ma stavolta sbaglia, Chris Roberts poi furoreggia al rimbalzo lottando contro Deron Washington, penetra, poi si becca la stoppata di Deron Washington che proprio non ci sta a farsi battere, tripla tentata, sbagliata nuovamente da Moore, la palla poi capita nelle mani di Magro che distribuisce ancora una volta per Curnò, nuovo tiro, nuovo errore per Pistoia, furente lotta al rimbalzo, ne esce vittorioso, indovinate un po' chi, Din Don, Deron Washington che poi si arresta a leggere la situazione, prova a servire, dice un tipo di Tuscaloosa, Alabama,
ultimo possesso, forse no, assolutamente no, visto che mancano 27 secondi e Pistoia ne ha 15 per effettuare un tiro per la deflex. Magro sotto canestro, benissimo Lim a battere la difesa di DJ White, 45esimo punto per Pistoia che dunque balza in doppia cifra di vantaggio sulla Fiat Torino, 7 secondi per effettuare un tiro. Chris Wright, serve Herbie, si alza da 3 punti, Tyler Herbie non ci sta e risponde. Bel giocatore, proprio un bel giocatore, perché veramente sì, a numero 4 contropiede è una cosa sicuramente importante. Comunque le due squadre stanno giocando bene, si sono prese le misure e come hai visto c'è già stato due volte ribaltamento di, diciamo, di gioco con circa un 10 punti di stacco tra l'una e l'altra, squadra. Si torna dunque a giocare per questo terzo quarto di gioco e subito sbaglia Pistoia il primo possesso a sua disposizione. Wright serve Tyler Herbie che insieme a White, Wilson e Washington compone il porta frutti dal punto di vista realizzativo. Nuovo possesso per Pistoia con Terran Fetcher che scambia con Moore, penetra lasciato un po' solo. Deron Washington comunque cattura il rimbalzo e accusa un leggero dolore, una smorfia di dolore per Deron Washington. Ricordiamo già Torino lamenta l'assenza di Beppe Poeta bloccato dal mal di schiena. Fronte a canestro con White marcato. Sicuramente White rispetto a Magro ha un atletismo diverso, per Magro non è semplice difenderlo perché ha una fisicità completamente diversa. Antonutti sbaglia da 3 punti, rimbalzo nuovamente catturato da Torino. Wilson prova a battere Antonutti. Per Pistoia 8:30 da giocare nel terzo quarto di gioco. Petway si trova davanti DJ White, aiuto e poi il recupero da parte di Hervey che sporca la visuale a Terran Petway che dunque sbaglia il tiro da 3 punti. Prova un anticipo Lombardi che non va a buon fine, palla ancora nelle mani di Herbie lontano dal canestro, prova ad avvicinarsi Torino con Deron Washington marcato da Eric Lombardi, sbaglia Deron Washington, può partire il contropiede per Pistoia. Terran Fetcher con la... e non tanto al, diciamo, al tatticismo delle partenze, in America questo non sarebbero stati assolutamente pazzi e in Italia sì, purtroppo ogni tanto c'è questo scotto che va pagato. Sbaglia ancora DJ White, prova a alzare per Lombardi Ron Moore, ma arriva la deviazione vincente da parte di Deron Washington. Wright attende lo schierarsi dei propri compagni marcato da Eric Lombardi, cliente ostico, lo riesce per 4-5-4-2 il vantaggio per la deflex. Moore sul blocco di Antonutti, cade per terra Chris Wright. La palla arriva sotto a Magro, nuovamente recapitata fuori per Ron Moore. Finalmente l'ha fatto e deve giocare con testa, deve mantenere questo distacco con Torino. Più 6 di vantaggio per la deflex Pistoia. Scambio di occhiate e qualche parolina fra Wright ed Antonutti. Reo di aver fatto cadere il giocatore di Torino che sta zoppicando vistosamente. Adesso prende posizione in difesa, nuovo tiro da 3 punti e a inizio di terzo quarto. Herbie intanto si siede in panchina, Chris Wright nervosissimo, il giocatore di Torino. Herbie sbaglia, rimbalzo arpionato da Eric Lombardi, un po' in confusione, continua ad essere in confusione l'attacco di gioco con Wright in panchina e Beppe Poeta estromesso dalla partita. È Tyler Herbie che trova gestire l'attacco della Fiat. Deron Washington prova americano, tifosissimo dei New Orleans Saints, anche se il padre ha giocato corner ben Antonutti molto probabilmente per sfruttare un tiro da dietro l'arco negli ultimi 12 secondi disponibili a Pistoia per trovare un tiro. Magro blocca su Alibegovic, palla per Okirefor, blocco ancora di Magro, un po' chiusa la difesa di Torino, non trova infatti il quarto di gioco, il vantaggio è 6-4, 6-0 per la deflex Pistoia. Comincia dunque il quarto con Herbie che distribuisce a Mirza Alibegovic, serve Mazzola in post basso, Deron Washington marcato da Terran. È un fisico atletico come suo padre, però è stato quello che ha salvato, diciamo, in un momento nero
nella fase offensiva Torino e che gli ha dato quella boccata d'ossigeno che gli consente di ancora sperare di poter riaguantare questa partita. Che comunque perché, è apertissima, perché sì, solamente sì. Sotto di 4 Torino e sbaglia Terran Petri in penetrazione. Washington prova a sobbarcarsi su di sé tutto l'attacco torinese, sbaglia però DJ White sotto canestro, può partire Pistoia, mette piede a posto Ron Moore, ma sbaglia la tripla, rimbalzo lungo catturato da DJ White ed Ervi, l'incaricato a gestire le operazioni offensive con i due playmaker in panchina per Torino. Mazzola serve fuori Deron Washington, arriva al non vedo Tresime Gredi a giro, quindi mi sento di certificare i due punti per Pistoia, però comunque per il gioco espresso da Torino 15 punti forse sono un po' tanti. Intanto Magro distribuisce per Moore le ultime battute di questa avventura con il canestro di Moore, penetrazione di Wiggins in maniera splendida anche da parte della squadra di Torino, perché però sono saltati i nervi, sono saltati gli equilibri largo in maniera così sostanziosa. Merito a tutte e due le squadre, merito a Torino che comunque farà sicuramente bene, merito a Pistoia di averci creduto, merito a questo pubblico sempre meraviglioso che continua a gremire il palazzetto tutte le partite, nonostante Pistoia comunque no, abbia qualche difficoltà di organico e di punti.